Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi farò un video swatch per recensioni dei rossetti liquidi che mi sono stati inviati da We Makeup. Infatti, se non mi vedete indossare nulla sulle labbra, perché adesso andremo a provare questi insieme. Mi è stata data la possibilità di scegliere tre colorazioni delle nuove Ever. Vi lascio qui sotto tutti i link e potete seguirli su Instagram con la chiocciolina We Makeup e vi faccio vedere subito cosa mi è arrivato. Allora, mi è arrivato questo pacchettino, adesso c'è un po' sporcato perché ce l'ho da un po' di giorni, che è bellissimo, quindi il packaging è curatissimo. Dietro c'è scritto la nostra storia inizio 50 anni fa in un piccolo laboratorio di cosmetica dove mettevamo appunto le migliori formule per i marchi più prestigiosi. Vabbè, e continua, il loro logo è We Makeup and You, yeah, me too. E praticamente è particolare perché si apre così, c'è una figata. Ok, una volta che lo aprite ci trovate un po' di adesivi, sono proprio curati nel minimo dettaglio, qui c'è scritto You are beautiful. Vabbè, adesso non si vedrà perché c'è il riflesso della luce, quindi non riesco a farvi rivedere bene. Poi c'è quest'altro adesivo che è olografico, che è una figata. E poi c'è il bigliettino su cui c'è scritto Hey V-girl, grazie per il tuo acquisto, non vediamo l'ora di vederti, condividi il tuo makeup con chiocciolina We Makeup and hashtag We Makeup. E poi se riacquisti entro 30 giorni la spedizione è gratis, questa cosa è valida per tutti. E poi nel pacchettino praticamente c'era la bustina, vedete, all'interno del quale c'è scritto anche qui We Makeup. Ci sono tutti questi, non si vedono perché nero su nero, questi cosini. E poi ci sono le tre colorazioni, eccole qui. Allora, il packaging è così, bellissimo, con le labbra qui e sopra c'è scritto Liquid Lipstick, Liquid Lipstick, e poi c'è il Metal Matte, perché ne ho preso uno metallico. Adesso ve li faccio vedere tutti e man mano lo andiamo anche a provare. Allora, voglio partire dalla colorazione più figa, che è la numero 62. Questo qui è un Metal Matte, è bellissimo, diciamo che è tranquillamente utilizzabile. Ci sono colorazioni sia più scure che più chiare. Io ho preso la più chiara, questa qui se non sbaglio si chiama Pancake Peach, yeah. Ed è questo colore qui, una figata. Adesso lo sgocciamo, vi faccio vedere prima lo scovolino. Questo qui è lo scovolino, adesso andiamolo ad applicare e vediamo sulle mie labbra come risulta. Allora, diciamo che il colore è un po' più scuro di quello che si vede in videocamera. Sono super pigmentati alla prima passata, vedete? Non sono liquidissimi, ma hanno una consistenza giusta. Questo qui è come appare il colore con una passata. Io adesso andrò a fare un'altra passata perché non è tantissimo omogeneo, essendo comunque un colore metallico, è un po' particolare rispetto ad altri che sono matte. Questo qui è l'effetto con due passate, è un colore molto particolare, però a me piace molto, credo che mi stia anche bene. Probabilmente dipende un po' dal colore della pelle che avete, quindi se volete acquistarlo trovate gli swatch dalla pelle più chiara alla pelle più scura e quindi vedete un po' a seconda del tipo di pelle che avete se potrebbe starvi bene oppure no. E facciamo la prova no transfer. Come vedete non trasferisce nulla, soltanto un pochino, perché io penso che questo qui, vedete, essendo metallico prende un po' di colore in più, però a me piace moltissimo. Io l'ho utilizzato facendo un trucco totalmente matte sul marroncino, oppure semplicemente così quando mettete l'eyeliner, molto semplice, però è carino sia da giorno che anche da sera. Quindi tutto sommato a me questo qui piace tantissimo e credo che continuerò ad utilizzarlo molto. Ma passiamo al prossimo. Sto utilizzando una salviettina struccante per toglierlo e vi faccio vedere che non si toglie. Rimane. E infatti adesso credo di dover utilizzare l'olio. Ok, passiamo alla seconda colorazione. Scusate, ma adesso sono piena di brillantini perché è inevitabile. E la seconda colorazione che prendo è questa qui, che non trovo, che è la mia preferita, che è 25 ed è Yukamane Okra, Yukamane, I don't know. E è bellissimo perché praticamente è un color ocra, praticamente quasi arancione. Ed è quello che ho utilizzato di più rispetto agli altri, non riesco ad aprirlo. Ed è questo qui, cioè guardate già dal packaging, è fighissimo, io lo adoro. Andiamolo ad utilizzare. Guardate la super pigmentazione appena applicherò questo rossetto. Cioè,
Questa qui è una sola passata, da lì sembra un po' più rosso ma in realtà è molto più ocra. Aspettiamo che si asciughi e ve lo faccio vedere. Ecco qui il colore asciutto, io trovo che mi dia una luminosità incredibile, io lo amo, questo qui è il mio preferito. E fatemi sapere se siete amanti di questo colore, perché secondo me o piace oppure non piace. E possiamo fare anche qui la prova no transfer. Aspettatemi, pulisco la mano da quello di prima. Facciamo anche qui la prova no transfer e vediamo un po' come va. Vedete? Non rimane nulla. Quindi anche questa super promossa, mi piace tantissimo, cioè io l'amo. Guardate. Ok, terza ed ultima, sta anche calando la luce, è la numero 26, che è rossa ed è Etna Red. C'era anche un rosso più scuro, ma io ho scelto questo qui che è un rosso classico, ma è bellissima questa qui. Questa è leggermente satinata, ha delle paiuzze dorate, adesso vi faccio vedere. Andiamo. Allora, anche questa, guardate quanto colore rilascia. Ok, questa qui è asciutta e in realtà sembra più chiara, ma vi assicuro che dal blu è più scuro. Scusate, l'ho messa un po' storta, però il rossetto sui denti? No, questo è il risultato. Anche qui no transfer, un pochino pochino ha lasciato, però anche questa mi sento di promuoverla perché mi piace tantissimo. E per quanto riguarda la prova cibo non cibo, allora diciamo che non resiste tantissimo, cioè se mangiate ovviamente così, lo sappiamo, si toglie, però se andate così più volte col cibo sopra va un po' via, dico la verità, rimane a macchiette, però se ci andate sopra e la stratificate non si nota il fatto che sia stratificata, quindi è, diciamo così dice, è ottimo che sia stratificabile. Allora, questo era il video, io spero che, non lo so, vi siano piaciute. Fatemi sapere se voi ne avete provate qualcuno o qualcuna, o se ne proverete, lasciatemi qui sotto un commentino e ditemi anche se questo genere di video vi piace. Io ringrazio tantissimo We Makeup e spero che in futuro ci sarà occasione di poter ricollaborare. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!